se prima avevamo un unico piano finanziario in tutti i comuni della provincia di 58 milioni di euro, adesso ogni comune ha un proprio piano finanziario. In 15 anni eravamo riusciti a omogenizzare le tariffe, tale per cui da Brisighella, che è un comune montano, Casola, a Cervia, avevamo una tariffa unica puntuale su tutto il territorio, facendo gli spostamenti anche per quanto riguarda la produzione del servizio. Faccio dei banali esempi per quanto riguarda in particolare le categorie. Allora, sapete già che considerando che non c'è più l'IVA, le aziende in generale perdono di secco di netto il 10%, perché non possono più scaricare l'IVA, che è ricompresa comunque dalla tariffa, perché è un costo del servizio. Detto questo, erano state fatte delle operazioni, a mio avviso, di buon senso politicamente negli anni passati, spalmando dei maggiori rincari per quei lavori che potevano in qualche modo, che magari producevano meno rifiuti, ma potevano in qualche modo riassorbere il costo del servizio, e parlo di banche, assicurazioni, sono lavori che di concetto producono meno rifiuti, e invece erano state fatte tariffe molto agevolate, anche andando diciamo negativamente per quanto riguarda il fattore di produzione K, che è il fattore di produzione dei rifiuti, per quelli che producevano molti rifiuti, ma che per il lavoro che facevano erano in grado di sostenere eventualmente il costo. E quindi parlo di ristoranti, bar, commercianti e in particolare fruttivendoli. Le categorie col nuovo sistema, nel vecchio sistema erano 60, col nuovo sistema sono soltanto 30. Bisogna rispettare, come dicevo, il principio tale per cui la produzione dei rifiuti, chi produce più rifiuti paga di più, e la grande preoccupazione è che con il nuovo sistema, oltre a tornare dietro di 15 anni, quindi ci saranno delle differenze tra le varie tariffe dei comuni, ci saranno probabilmente anche delle grosse differenze tra le categorie. Chi produrrà rifiuti si riceverà degli aumenti che saranno in percentuale del 50-60% per quelli che producono più rifiuti, e ci sono delle situazioni in cui delle banche probabilmente avranno degli sconti, proprio perché è stata fatta questa politica negli anni e si torna indietro dei 15 anni. L'unico grimaldello che c'è rimasto è quello diciamo del rapporto tra il domestico e il non domestico. Siccome il non domestico ha delle maggiorazioni che vanno dal 50-60% in media, con dei picchi in una parte o nell'altra, c'è chi ha più 5, c'è chi ha più 98 in media, l'unico è spostare per ricalibrare una parte del domestico che, riportata sulle previsioni che sono state fatte con la vecchia stima che era 55-45 sul domestico, quindi alleggerire un po' il non domestico e farli cadere sul domestico. Questo ci permette di attenuare un po', di attenuare sostanzialmente, sì. Questo ci permette di attenuare i grossi rincari che avranno domestico. Comunque, questo era solo per darvi un'anticipazione di una deriva che non è questo. L'oggetto oggi è, noi facciamo questa deriva per permettere, per formare una situazione generale di difficoltà per quanto riguarda il gestore, per quanto riguarda il cittadino, perché il servizio è continuativo per 6 mesi e in realtà il cittadino non ha ancora pagato nessun tipo di servizio. Quindi noi decidiamo oggi il numero delle rate e le scadenze. Poi ci sarà modo di successivamente entrare nel merito per quello che riguarda tutta la diversa allocazione delle tariffe, però tenendo conto che la capacità di manovra dei comuni è molto molto difficile, molto risicata, proprio per questi motivi che vi ho detto. Quindi vi ho dato una piccola anticipazione. Oggi decidiamo questo: la deriva deve essere pubblicata 30 giorni prima per permettere al gestore di mandare la bolletta e di riscuotere, e permettere tutta questa cosa noi andiamo in approvazione oggi. Poi sono a disposizione per chiarimenti. Grazie, grazie Tessore. Sì, no, alcune domande, perché abbastanza tecniche, proprio per capire bene, soprattutto l'impatto sulla cittadinanza, perché c'è un certo disorientamento, nel senso che l'unica cosa che ha percepito il cittadino comune come noi, che nella bolletta di ERA, che aveva tutto com'era, sono spariti 2 fogli, mi spiego, e relativo costo, però la gente, cioè se voi provate a sentire, ma mi ci metto tra quelli,
non ha capito altro, mi spiego. Per cui la prima domanda tecnica è questa qui, cioè se ho ben capito è le prime due rate di acconto le incasserà ERA, ok? Quindi per il cittadino, perché l'altro aspetto dell'impatto è anche quello della scomodità del pagamento, cioè nel senso che sembra banale, ma comunque adesso tu, il 90% dei cittadini ha una accelerazione automatica in conto, con il comunque adesso ho sparato tanto comunque altro, ma comunque è una percentuale rilevante ed è abituata a non occuparsi del pagamento della tassa dei rifiuti, perché ci pensa ERA spesso nel bollettone comune al gas di chi ha eventualmente l'acqua o l'energia elettrica. Per cui se ho ben capito la rata di luglio e di settembre ci pensa ERA, quindi fondamentalmente il cittadino si troverà una bolletta di ERA, se ha la domiciliazione in conto come prima, se la andava a pagare in posto in banca come prima, se la prende. Ecco, la cosa che vorrei capire anche come impatto sulle famiglie, sulla cittadinanza o sul settore produttivo, cioè la quota di competenza, la rata del 30 luglio sarà il recupero della competenza dal 1 gennaio al 30 luglio? Cioè la rateizzazione, almeno io dalla delibera ho capito le nuove scadenze, non è chiara la composizione, cioè nella prima rata quanto ci va dentro? Recuperiamo i due bimestri che non abbiamo pagato e più ci aggiungiamo il terzo, sostanzialmente arriviamo, quindi quello che era l'equivalente che ci saremmo trovati nelle bollette fino al 31 luglio di ERA compreso, o c'è una diversa distribuzione? Ecco, l'altra, finisco le domande, l'altro discorso è la terza rata, a me sfugge una cosa, allora c'è la componente su cui c'è tutta la nostra opposizione politica, ma non ne facciamo certo una colpa all'amministrazione del discorso del 0,30 di maggiorazione che avrà un'incidenza socialmente pesante, secondo me, perché la metratura spesso non è indice, non c'è nessun collegamento tra la metratura e la quantità di produzione, cioè si può trovare un anziano solo che ha una casa di 200 metri, spiego, si va a pagare una salassata, fate voi i conti, e questo ci produce la sportina ogni due giorni da 10 kg di rifiuti, cioè diventa un po' grottesco, quindi è totalmente iniqua la modalità. Detto ciò, mi sfugge una cosa, la terza rata viene separata in due componenti, per cui una componente ci pensa ERA e va pagato con l'F24 solo la maggiorazione, o va pagato con l'F24 tutta la quota della terza rata per il 2011? Queste sono le domande. E faccio subito la dichiarazione di voto, nel senso che non credo che le risposte spostino questo discorso. Anzi, aggiungo una domanda, chiedo scusa. Cioè il discorso delle tariffe, ripeto che non è questa la sede se che stiamo votando la delibera per questa credenza, però vorrei solo una risposta alla domanda, cioè il comune, l'ente comunale, cioè, ha un'incidenza sul potere di definizione delle tariffe? Cioè comunque avete un ruolo come amministrazione in un consesso più ampio di partecipare alle decisioni, o ci pensa un organo regionale o di area superiore dove il comune non ha nessun potere di incidere sulle tariffe? Questa è la domanda. A disposizione del cartello del voto, nel senso che comunque, ripeto, pur non condividendo aspetti concreti della riforma della tariffa, comunque tecnicamente credo che non si potesse fare molto di meglio sulla generazione dei cittadini, quindi fondamentalmente diamo il nostro voto di astensione sulla delibera dal punto di vista tecnico. Sì, adesso facciamo un giro qui, vi darò la parola al gruppo Parenzi. Grazie. Una volta risposto al Grillini penso di essere soddisfatto anch'io, e posso annunciare il voto che è di estensione anche il mio, perché io avrei aumentato il numero delle rate, dico la verità, perché cominciano a essere delle rate abbastanza pesanti. Lasciamo perdere quella di luglio, forse subito quella di settembre, che arriverà in un periodo dove ci saranno pochi consumi di metano, ma per quella di dicembre sarà una batosta di quelle immense, perché oltre alla terza rata dei rifiuti ci sarà la tassa del 30 centesimi a metro quadro sulla carta, che ci andrà a aggiungere il metano che ci sarà consumato nel periodo novembre-dicembre, che sarà una trattassata. Quindi io avrei aumentato il numero delle rate se il costo dovuto al gestore non fosse
forse cambiato, tanto lo facevo prima, penso che non fosse un costo così alto continuare ad avere, se non fare ancora più precisa come faceva prima, in modo da tenere un pochino più basso il valore della rata. Grazie. Altri? Se non abbiamo risposta, però lo so, se nel momento tu sei in altri, posso chiedere magari di più. Una domanda, visto che siamo al giro delle domande. Con l'applicazione della TAPS, che fine faranno le agevolazioni per la raccolta differenziata? Quanto riguarda